Nocera a caccia del primo successo con la nuova, sua nuova avventura alla guida della maceratese Palmense, che invece è intenta a ottenere punti per la sua classifica dopo la sconfitta interna nello scorso turno per mano della Civitanovese. Ha accusato un dolore al ginocchio, niente di grave per lui. Nelle ultime tre gare per la formazione biancorossa, intanto arriva e attenzione, e la parata spettacolare, attenzione alla velocità di Castellano, palo incredibile, poi Castellano che vuole ribadire, allora Brack Cohen scodella per il colpo di testa di Canavesio, vantaggio meritato, azione confezionata dalla coppia difensiva biancorossa. Balaigia, il suo destro, Adami in area di rigore, il suo lob. Intanto Gentile perde un brutto pallone e c'è il clamoroso autogol di Cocciaretto. Smerilli ha cercato di controllare il pallone con l'esterno del destro e si è trascinato il pallone di Castellano. Castellano alza clamorosamente la mira. Papa, c'è Castellano in mezzo. Papa prova a fare tutto da solo. Osorio, il sinistro, pala sul palo, Frascerra e mette in rete. Il gol di Frascerra che riapre la partita a 3 minuti dal termine. Fondo, effetto del traversone, il colpo di testa. E Telloni che col corpo chiedevano il calcio di rigore, quelli della Palmense. La fase a Sant'Agata, il traversone ribattuto da Bernacchini, provvidenziale in questo finale. Poi la rabbia di Frascerra che voleva il calcio di rigore. In occasione dell'ultima clamorosa chance avuta dalla sua squadra.